Domenica 9 aprile 2017 è una data che non si dimenticheranno molto facilmente dalle parti di Tre Ciminiere, piccola frazione di Atri che sta vivendo un sogno. 11 sono infatti i punti che dividono la squadra di Mister Di Masso dalla seconda in classifica l'Ericese, che proprio oggi è di scena sul campo del Tre Ciminiere. Vediamo qui Mister Di Masso squalificato, basterebbe un pareggio per la matematica, il matematico accesso al campionato di promozione. Parte fortissima la squadra di casa, qui è Cerasi andare vicino al gol superlativo, l'intervento di Di Lauro, ma bisogna aspettare pochi minuti per vedere la gara sbloccata. Qui è il numero 3 De Sanctis che fa un buon lavoro, poi finalizzato da Cerasi, classe 97, che così mette a segno un gol molto importante che allieta ancora di più i già festanti sostenitori rossoverdi. Forcellesi alla mezz'ora fa venire i brividi a Di Lauro, poi si sveglia l'Ericese, soprattutto Barbacane molto attivo, una grossa opportunità arriva sulla testa di Lalli al 34esimo, fa buona guardia Angelini, Raschellà ci prova dalla distanza, poi rifinito da Forcellesi, ancora Raschellà di sinistro, oggi Di Lauro è insuperabile, qui da sottolineare il lavoro difensivo di Di Sante che recupera su Cerasi. Inizia la ripresa, il direttore di gara fischia un calcio di rigore molto dubbio, questa era trattenuta, il pubblico di casa infuriato, ma Lalli va dagli 11 metri, è miracoloso il piede di Angelini che evita il pari, prova a chiudere le Tre Ciminiere prima con Raschellà, poi ancora il numero 10 serve un bellissimo assist per Sorricchio in due tempi di Laura. L'Ericese va a caccia di punti per consolidare la seconda posizione in campionato e Lalli, bellissima prodezza che centra il palo, poi sulla ribattuta messo giù da Alessandro, questa volta il rigore è più che netto, dagli 11 metri freddo Barbacane, cambio di rigorista per l'Ericese, è pareggio 1-1, non accade più nulla nella seconda parte del secondo tempo, le squadre si accontentano del pari che darebbe insomma la festa al Tre Ciminiere, un ottimo punto alla squadra ospite, così il Real Tre Ciminiere approda al campionato di promozione, momento storico, ora è il momento della festa, tanti complimenti alla squadra del presidente Di Febbo. Grande Ciccio, grande Burraccione! Senza mani, sai! Tu il gol dell'ultima giornata, tutto loro hanno fatto, tutto loro, grande squadra, grande gruppo, ce lo meritiamo. Che emozione, il primo campionato vinto per te, vero? Sì, grandissimo gruppo. Una dedica alla mia ragazza, alla mia famiglia. Capitano, prima di andare per le premiazioni, no? Altra soddisfazione, veramente un ciclo che sembra non finire mai, è arrivata anche la promozione. Sì, in effetti forse stiamo facendo qualcosa di più grande delle nostre possibilità, però diciamo è frutto di tanti sacrifici. Sì. Guarda, le parole adesso non sono tante perché l'emozione è forte, anche se magari ce l'aspettavamo un po' tutti questa promozione alla fine, però noi non ci vogliamo, a questo punto non ci vogliamo nemmeno porre il limite, perché sicuramente abbiamo fatto la storia di questa piccola società, di questa piccola frazione che è Tre Ciminiere, abbiamo portato in promozione. L'anno scorso abbiamo vinto la Coppa, quest'anno siamo ancora in gioco, sinceramente.
come si dice, appetito mangiando, noi vogliamo provare anche a vincere la Coppa. Intanto lo diciamo, poi vediamo se ci riusciamo, però per il momento oggi godiamo questa promozione. Grazie, grazie. Grazie. Eccoci con una delle colonne della società, Ranalli. Allora, vediamo la maglia innanzitutto. Dalla terza alla promozione, il sogno di una piccola frazione. Questa è la frase che racchiude un pochettino la vostra favola. Certo, diciamo che oggi abbiamo coronato un sogno bellissimo per questa piccola frazione. Già l'anno scorso ci eravamo andati molto vicini con i playoff, peccato che quel portiere, quell'infortunio, altrimenti sarebbe andata diversamente. Io penso che non ci sono eguali per questa realtà, siamo molto soddisfatti, il campionato ci ha dato ragione, ci siamo impegnati al massimo, come del resto facciamo sempre, ogni anno. E niente, l'anno scorso è stato il riscatto con la Coppa, quest'anno il riscatto con il campionato, e io penso che vorrei fare una bella dedica di questo trionfo a due dirigenti scomparsi, uno qualche anno fa e uno l'anno scorso, che tanto ha dato per questa piccola frazione, sia sportivamente che anche in altre situazioni. Io faccio i complimenti a tutti questi ragazzi memorabili, al mister, a noi dirigenti che non crediamo ancora oggi quello che stiamo vivendo. Grazie, grazie, ancora tanti complimenti. Eccoci come mettiamoci contro sole, perché deve risplendere tutta la tua felicità, Presidente. È stata una bella vittoria, non è una vittoria che si fa tutti i giorni e tutti gli anni. Un merito va in primis ai giocatori che loro sono scesi in campo, al mister e a tutta la dirigenza. Sì, già l'anno scorso avete avuto modo di festeggiare quella bella Coppa Abruzzo, ma questa vittoria del campionato con l'approdo in promozione, che sapore ha, Presidente? Ha un sapore magico e molto importante, e poi credo che sia la buona ricompensa di tutti i sacrifici fatti in questi anni. Dal 2001 che sono presidente ho vinto 3 campionati insieme ai miei dirigenti, una Coppa Abruzzo, anche un'altra finale di Coppa Abruzzo dove siamo arrivati secondi. Adesso ci attende questo nuovo campionato. Per noi è una cosa nuova, perché giustamente abbiamo fatto sempre categorie inferiori, però penso che ci siano uomini che ci possono dare una grandissima mano, a partire dal mister Di Marzio, dal capitano Enzo Bracciarolla, da Marotta, gente. Di chi è sta roba? Oh, presidente! Lo stai, magari stai per nominare, magari. Le birre sono in macchina, quindi niente, cercheremo di fare bene e per rimanere in quel campionato dove per noi, ecco, ripeto, è la cosa nuova. Faccio i miei migliori auguri a voi, che ci avete sempre rispettato, ci avete regalato delle grandissime emozioni con i vostri video, le vostre interviste, i vostri articoli. Ringrazio gli sponsor e ringrazio questo splendido gruppo. Grazie, Presidente, complimenti. Grazie. Eccoci anche con Di Me, come avevamo parlato anche l'anno scorso, ma questa vittoria qui è... È stato bagnato il presidente, quindi... Fa solo piacere, perché per noi, come scritto sulla maglia, siamo una piccola frazione, è un traguardo impensabile, però ci siamo con tutti i crismi di tutti. Oggi va a pigliare il cubano, andiamo. Niente, io devo ringraziare tutti, tutto il gruppo, il mister. Adesso! Poi devo ringraziare due persone che non ci sono più, purtroppo. L'ho fatto pure l'anno scorso, ma quest'anno è ancora più sentito. Il nostro ex presidente Macera e uno dei soci fondatori di questa squadra, Antonio Di Fabio, che tanti anni fa ci ha lasciato, e lui era una colonna portante di questa squadra. Comunque sempre Forza Reale. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Eccoci con il condottiero, il mago Di Marzio, che ne ha viste tante nella sua carriera, ma questa non so se... Sì, abbiamo visto anche il gol di Renato, c'è Ras, questo no, ci abbiamo come
importante, insomma, il campionato è sempre una cosa particolare. L'anno scorso eravamo usciti un po' così e siamo stati capaci di riprendere quello che avevano lasciato. Siamo fatti così. E quindi niente, l'anno scorso nella semifinale regionale per il campionato eravamo rimasti un po' così. San Benedetto de Marsi, insomma, non tutto era andato per il verso giusto. Beh, è passato un anno, però vogliamo dire, abbiamo trovato un ambiente, dopo mi sembra strano che si lamentino. Te l'ha detto, mister. Di essere accolti direttamente da Cuba, di essere accolti poco bene fuori casa, quando vanno, siccome ho sentito a Giulianova sono un po' lamentati che sono stati accolti male, forse dimenticano come si comportano quando giocano in casa. E detto questo, volevamo toglierci questa soddisfazione e ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, sono stati ingomiabili, la società tutti quanti. Io vorrei ringraziare Romano Domenico, il direttore sportivo, che si è sdoppiato nella veste anche di giocatore, che è stato veramente l'artefice. Io ovviamente sono la punta di questo iceberg, però c'è il preparatore dei portieri Sandro Daniele, c'è il nostro preparatore atletico, il fisioterapista, tutti quanti che ci seguono nell'arco dell'anno, e quindi è un lavoro d'equipe. Ovvio, l'allenatore riveste un po', si vede, però il merito è di tutti. Questa splendida società che dal primo giorno mi ha messo nelle migliori condizioni per poter esprimere quelle che sono le mie idee. Settimane i giocatori veramente andando oltre anche le proprie capacità si sono messi a disposizione. E la domenica abbiamo portato, penso che abbiamo portato in giro un buon calcio, in un campionato che è tutt'altro che facile, molto tecnico, cambi tutti in sintetico, gente veloce, molto giovane. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto il girone D, pur vincendo i playoff, però devo dire che il girone pescarese di qua ha un'età media molto bassa, quindi anche oggi le squadre giocano con 5-6 fuori quote, quindi ti obbligano ad allenamenti, a fare un calcio un po' diverso. Noi siamo stati bravi e niente, mo. Adesso ci devi fare la dedica, mister, perché ci eravamo visti all'inizio campionato con tanti buoni auspici, forse nel tuo dentro di te te lo Ma speravi, io, te lo immaginavi. Sì, io la dedica la voglio fare a Valentino Angelini, che l'anno scorso è stato quello che ci ha annegato a noi. No, non ce l'ho. Quello che con una condotta particolare. E quest'anno si è messo lì con umiltà, con serietà, e ha fatto capire a tutti che vincere non basta, bisogna andare oltre. E quindi probabilmente il nostro tassello è partito da là, da una condivisione di un progetto che non esclude nessuno, e tutti possono dare il proprio contributo, anche quando le cose probabilmente qualche errore si fa, però bisogna avere la capacità di credere e di avere fiducia nelle persone, che poi alla fine sono le cose che pagano, perché alla fine sì, gli allenatori però stanno fuori dalla linea bianca, sono i giocatori che vanno in campo e mettono dentro quello che hanno dentro di sé. Noi probabilmente la rabbia dell'anno scorso ci ha condotti a questa vittoria, che è ovvio che è un po' particolare, perché noi siamo confrontati con realtà molto più importanti di noi, perché si dice squadra del Pescarese, ma c'è Pescara, insomma, squadra con bacini molto più ampi dei nostri, risorse economiche e tutto. E poi vorrei congratularmi con l'Elicese, che fino alla fine è stata una ottima compagna di ventura, nel senso che loro probabilmente dopo in una fase hanno avuto qualche passaggio a vuoto e noi siamo stati lì bravi ad approfittarne. Mi ha fatto l'allungo finale, anche oggi ha dimostrato di avere qualità, di avere una ottima organizzazione, allenatore di qualità, giocatori, società prima della gara, anche dopo si sono complimentati con noi. E sai, nel giorno della vittoria ricevere i complimenti di chi tra virgolette è stato sconfitto ti fa capire anche della qualità delle persone. Noi d'altro canto ringraziamo tutti quanti, adesso andremo avanti, abbiamo il ritorno dei quarti di Coppa. E piano piano vediamo che cosa possiamo fare. Grazie. Grazie.
Ecco, Kevan Ferretti, un altro trascinatore da anni di questa squadra, tanti gol a centrocampo, tanto lavoro, e poi per fortuna arrivano queste giornate che sono il premio di tanti sacrifici. Sì, per fortuna arrivano queste giornate che meritiamo tutti. Abbiamo... che meritiamo tutti, niente, delle giornate bellissime. Anche perché lo scorso anno avevate già festeggiato l'importante, però vi era sfumato questo obiettivo proprio in un modo particolare, e quindi, ecco, come diceva anche il mister, forse quella energia lì ve la siete poi ritrovata durante questa stagione, no? Questa sì. Energia di rivincita, di rivalsa. Sì, gli unici che eravamo rimasti quest'anno... Avevamo una carica in più per poter trovare quello che non avevamo trovato l'anno scorso. Ci siamo riusciti. Niente. Una dedica e poi... Una dedica a tutte le persone che ci sono state vicine, la mia ragazza, le mie sorelle. Niente, a tutti noi. E adesso in promozione. E adesso in promozione. Estremo difensore e il bomber. Allora, sorriso. Olli e bench. Mi piace questa definizione. Ma nel giorno della festa potete permettervi questo ed altro, insomma. Iniziamo col bomber, direi. No, comincio sempre a fare tutto col bomber. Cioè, l'anno scorso per te poi volevo fare una domanda particolare. Allora, Fabio, tu qualche campionato sulle spalle, insomma, sì. L'hai messo in, insomma, l'hai vinto, ma le coppie strane ci piacciono. Tu invece sei vincente, sicuro. Questo che dove lo metti, insomma, nella tua collezione personale, questo che posto ha? Guarda, questo è un titolo speciale tra tutti gli altri, ma perché è stato vinto a casa, e quindi questa è casa nostra, e quando lo vinci con i colori del tuo paese è sempre un sapore diverso. Puoi dedicarmi su Anna, se no mi fa rientrare. Vittoria per Anna Sorgentone. Bravo, la senatrice numero uno. Richiamata anche durante la partita. Dopo ci sarà l'intervista anche per Anna. Valentino, una domanda che scontata. Invece no, a domanda oggi devo fare un complimento, perché è una partita così importante, la partita che decide una stagione, addirittura ti sei ritrovato per bravura e fortuna a parare un calcio di rigore. Che per fortuna. No, fa piacere aver vinto il campionato qui dopo tutte le cose successe l'anno scorso, mi fa piacere. Ringrazio il mister che mi ha voluto ancora con lui e mi ha dato la possibilità di dimostrare al Trecciminiere, a tutti, che ci posso stare. Poi ringrazio il bomber che ci ha fatto gioire tante volte. E ringrazio tutti i dirigenti, tutti qua, la società, Sandro Daniele, il mio amico dei portieri, che si deve impegnare non poco con me. E quindi sono felice. Sì, il segreto di questa squadra, Fabio. La differenza, da tre giornate alla fine non era facile. Uno è questo. Uno è quello che è appena arrivato. Io l'ho detto dall'inizio, l'ho detto anche nell'intervista vostra. Se non fossimo arrivati tra le prime tre era quasi un fallimento. Visti i giocatori, vista la rosa, perché io sono arrivato giustamente dopo, quindi mi sono reso conto che la squadra meritava e ha bisogno di un supporto. Quello è stato, sono riuscito fortunatamente a dargli una mano e ecco, abbiamo realizzato quello che è il nostro sogno, il sogno di una frazione, perché non ci dimentichiamo che sono 250 anime, quindi vincere quando la forza è di una città è un conto, quando è di una frazione è un altro, quindi sono ancora più belle, cose realizzate ancora più belle, ancora migliori. La dedica personale di Fabio Sorricchio? Alla mia figlia e a mia moglie, sicuramente, guarda. Sono le prime persone che mi hanno dato la forza per fare questo passo, perché se sono arrivato più tardi è perché avevo deciso di smettere, quindi loro mi hanno dato quell'assist in più e poi abbiamo realizzato tutto con un gran campionato, sicuramente. Grazie e complimenti. Poteva mancare anche Davide Raschellà, uno degli artefici anche tecnici di questa cavalcata bellissima del Trecciminiere. Davide, allora, una parola anche da parte tua, un'emozione particolare per te, sì, no? Siamo stati bravi. Tu c'eri anche l'anno scorso poi. L'anno scorso è un anno e mezzo che veramente, anzi due anni diciamo, che giochiamo sempre per vincere. Questo che ci mantiene in vita, perché sennò eravamo una squadra da metà classifica tranquillamente. Soltanto che se abbiamo un obiettivo siamo bravi tutti quanti a raggiungerlo, sennò
non è facile, soprattutto abbiamo fatto 11 vittorie, girone di ritorno, e ci hanno fatto allungare parecchio sulla seconda, e quindi diciamo di vincerlo già il 9 aprile. No, cerchiamo di vincere la Coppa come l'anno scorso, quindi pensiamo di essere una delle prime squadre a fare, cercare di entrare alla finale per la terza volta e provare di vincere almeno la seconda, quindi dovrebbe essere una bella esperienza da fare. Ma vediamo di riuscirci. È stata la tua annata migliore? A livello personale magari meglio altri anni, però a livello di squadra è stata la più bella, onestamente. È stato proprio bello vincere pure questo campionato. La dedica tua personale? La dedica mia personale soprattutto alla mia ragazza e poi a loro che sono delle teste di cazzo, però alla fine ci vogliamo bene tutti quanti e riusciamo ad andare avanti. Grazie Angelo. Grazie. Siamo anche con uno dei giovani, abbiamo parlato con tanti senatori, Lorenzo Assogna, grande rivelazione, no? Perché poi tu anche in fase realizzativa quest'anno hai dato una mano importantissima, tanti gol, 8 in campionato, più tanti fatti anche in Coppa. Che è il primo campionato vinto per te, Lorenzo? Sì, è il primo campionato vinto. L'anno scorso era il primo campionato tra gli adulti, diciamo, da protagonista. Sì, devo ringraziare la squadra perché comunque mi ha messo la possibilità di fare questi gol. E niente, adesso basta, ci godiamo la vittoria e speriamo anche la Coppa di vincerla e andiamo avanti. Eh sì, diceva un po' con te, tu c'eri anche l'anno scorso, sì. Forse proprio il modo in cui vi era stata tolta, insomma, in cui anche un po' la sfortuna delle finali spareggio l'anno scorso ti ha dato quella carica giusta quest'anno per chiuderla prima, diciamo, per portarvi avanti con il lavoro. Sì, l'anno scorso è stata dura perché comunque siamo stati sfortunati da una parte, meritavamo forse di più, alla fine vabbè, è andata così, quest'anno ci siamo ripresi quello che volevamo, diciamo. Una dedica tua personale per questa bellissima stagione? Io la dedico a tutta la squadra, alla mia famiglia e sinceramente me la dedico perché comunque è una bella soddisfazione che non è da tutti i giorni. Grazie Lorenzo, complimenti.